Sono molto felice che abbia vinto Sandro Veronesi perché Il Colibrì è un libro di passo ampio, è un romanzo sulla nostra contemporaneità ed è un bellissimo romanzo. Quindi questo premio Strega, visto in televisione, ha fatto un certo effetto perché di solito è segnato dalla moltitudine, dall'assembramento per definizione quasi. Vedere gli autori e il set così vuoto ha fatto un certo effetto, però forse persino ha amplificato di più la valenza di questo premio e che abbia vinto lui, e sono ancora più contenta di questa doppietta, che è una cosa molto rara, è capitato solo una volta nella storia del premio Strega con Volponi, ma è una doppietta meritatissima. Una parola sugli altri possibili vincitori. Allora, era una sestina di valore, direi, con tutti dei romanzi nel vero senso della parola, cioè tutti i romanzi di buon passo. E quello che mi è spiaciuto, come è già stato rilevato varie volte, era la minoranza del femminile così marcata sia su questo premio sia su Campiello. E questo dispiace perché in realtà le donne scrivono e leggono forse persino più degli uomini in questo periodo, quindi è un po' dissonante questa minoranza femminile, ma speriamo nel prossimo futuro di essere più presenti sui palchi dei grandi premi letterari.